Po, mbaj mend shumë mirë, biles jo një herë, po 10 herë ka ardhur në banesën time. Policia e shtetit mori një aksion për goditjen e kanabisit të fshit në fshatin Lazarat. Por të gjithë e mirëpritëm këtë aksion sepse askush nuk e donte që të lulëzonte më marijuana sepse e dim dhe efektet negative që ka përveç se para si mund të të sjellë infraksion kohe. Por në këtë moment nuk u hoq fenomeni nga Lazarati, por në Lazarati u masakruan banorët. Dhe familja ime është më e përsekutuara në këtë histori në gjithë fshatin. Dhe ata i kanë qelluar. Unë nuk di si kam fëmijë të gjatë. Me shkelma, me kushte, me qyt kalashi, me kalash, me anë. Dhe djali shumë në shesh. I kanë gjellu këtu, kanë gjellu këtu, kanë gjellu këtu. Dhe pasi djali ra në shesh, unë jam hedhur për të ambulluar djalin me trup. Që të vritesha unë jo djali. Djali ti rrithë e gjakë, gjithandej nuk është tjes, ka i rrithë e gjakë. Jo, dha shu lutem, nuk e shkoni që është fëmi, s'ka qime në faqe, është fëmi, pa mështë se është i gjatë. Questo è il mio ragazzo, piccolo, 15 anni. E poi? Pasi arriti policia e shtetit në shtëpi, transformuar në këtë formë. Non è un bambino in Siria, in Lazarat. Non è Aleppo di Siria, in Lazarat. Pyes shtetin, këto tonelata që po dalin pas 2013-ës, 2014-ën, 2015-ën, 2016-ën, 2017-ën. Kush i prodhoi? Ku bë? Se në Lazarat jo, në asnjë mënyrë. Kush e mban përgjegjësinë për këtë? L'Aspromonte, soprattutto nel periodo più caldo, quindi luglio-agosto, è un periodo in cui le coltivazioni di marijuana abbondano e abbondano anche i sequestri. Questa piantagione, che era di circa 2000 piante, è stata sequestrata dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valenza e dello squadrone cacciatori nell'area del Monte Poro. Da alcuni anni l'Andrangheta ha aumentato l'investimento e l'attività nella coltivazione di marijuana, incentrando questo business nelle aree aspromontane e anche nelle aree, diciamo, di campagna dell'area vibonese. È un business che l'Andrangheta sta comunque coltivando, che viene delegato ai cosiddetti picciotti, cioè quei soggetti che vogliono entrare nell'organizzazione e quindi vengono testati per verificare la loro affidabilità. Stupefacente coltivato in Calabria viene venduto nelle piazze di spaccio più importanti del nord Italia e nella capitale. È
Entriamo nella pista dell'aeroporto di Tirana con gli uomini della Guardia di Finanza. Ci aspetta un piccolo aereo che da anni sorvola l'Albania alla ricerca di piantagioni di marijuana. Negli anni passati ne ha trovate a centinaia, poi lo scorso anno un numero bassissimo, ma quest'anno già sembrano essere tornati numeri importanti. L'operazione in cui siamo impegnati quest'oggi ci vede in volo di ricognizione sul territorio albanese alla ricerca di probabili ed eventuali piantagioni di canapa. Utilizzando questo velivolo andiamo a cercare questo tipo di piantagione attraverso dei sensori ottici ed un sensore che opera nel campo dell'infrarosso emesso e quindi utilizzabile anche in tempo notturno. In base all'esperienza che abbiamo acquisito nelle attività svolte sul territorio albanese dal 2012 ad oggi, ci danno immediatamente l'informazione che cerchiamo, cioè la possibile presenza sul suolo di coltivazioni di cannabis indica o di tipologie analoghe. Più le colture sono mature e maggiore è la facilità di discriminazione della stessa. Per esempio, spostandoci qui su, questo colore è un indice di quasi certo di presenza di coltivazioni. A questo punto l'analisi del terreno fa vedere che ce n'è più di qualcuna vicina. Il rapporto della Guardia di Finanza sulle piantagioni individuate attiva le squadre di polizia albanesi che vanno a sradicare le coltivazioni. Almeno un terzo dell'Albania è coltivata marijuana, che è modificata geneticamente, molto più resistente, molto più forte rispetto alla marijuana degli anni dei figli dei fiori, con THC altissimo, che è devastante. Non solo arriva la marijuana attraverso il canale di Otranto in Italia, oppure noi l'estate scorsa abbiamo sequestrato 9 tonnellate nel canale di Otranto in un solo carico, ma arriva anche la cocaina, cioè oggi abbiamo le organizzazioni albanesi che vanno in Sud America, comprano la cocaina e la fanno arrivare in Europa. Yo soy hermana de los cuatro desaparecidas. Pues la verdad me tocó venirme por el terror que se presenta en estos momentos, más que todo en la comunidad de Juan Santo. Y pues en ese momento fue un terror para la comunidad. La gente corría y pues que iban por mi hermano. Il racconto drammatico di questa donna ci accompagna mentre risaliamo il Rio Naya, uno dei fiumi della Colombia su cui viaggiano i carichi di cocaina diretti verso il Pacifico, dove poi vengono imbarcati su navi dirette negli Stati Uniti e in Europa. Questa è una zona controllata dai gruppi dissidenti delle FARC che hanno rifiutato di firmare gli accordi di pace con il governo colombiano e continuano a controllare militarmente il territorio. Hanno rapito e ucciso 4 leader sociali delle comunità indigene che erano impegnati a sostenere la conversione dei campi di coca in altre colture. Riusciamo a passare solo grazie alla missione umanitaria di Christian Aid che sta mediando con i paramilitari per ottenere la restituzione dei corpi. È una occasione unica, la zona è interdetta, neanche le Nazioni Unite possono entrare. Este es un corredor, o sea, el río es un corredor. La concentración de los cultivos de coca está sobre todo pasando la cordillera occidental o sobre la cordillera occidental. Es la única manera de llegar desde la cordillera al Océano Pacífico. La única vía es el río. Y
el río se haya convertido en la ruta oculta de la cocaína, ¿sí? Cuando la presencia de la fuerza pública es permanente. La fuerza pública ve que entra y sale. Ellos, digamos, no hay nada que escape a su control en razón de que no hay caminos ni vías paralelas. Enrique Cimonia Coi è il coordinatore della Commissione Interecclesiale Giustizia e Pace, un difensore dei diritti umani riconosciuto e minacciato tanto da avere una scorta armata. Ci accompagna sul fiume, mentre sull'altra sponda si muovono di pattuglia le barche dell'esercito. Son personas que venían liderando el proceso de la sustitución de la siembra de la coca, ¿sí? Que fue acordado en el marco del proceso con las FARC, entre el gobierno nacional y las FARC. Han aparecido estructuras armadas que se oponen a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Pareciera que tienen el respaldo de algunos carteles de la droga internacionales, especialmente carteles mexicanos. Uno de los cuatro hermanos era educador, profesor de de escuela en su comunidad, entonces ha estado dedicado siempre a la enseñanza de los niños. Otro de los hermanos era el representante veredal del consejo comunitario, ¿sí? Y además el líder para el proceso de sustitución de la coca. Frente a Fuerza Unida del Pacífico, damos a conocer a familiares y la comunidad en general. Quando arriviamo sul fiume Naya, il videomessaggio dei guerriglieri è stato già postato sul web, annuncia l'esecuzione dei quattro leader sociali. Desde las montañas de Colombia, Fuerza Unida del Pacífico, FARC-EP. Que nos metimos un proceso de paz, pero ¿dónde está el proceso de paz? ¿Dónde está ese proceso de paz que desconozco? Que no lo estoy viviendo. Que se ha desatado una guerra y una guerra que me tocó vivir en sangre propia. Es triste ver cómo en el río Naya se vive esa violencia. Y no solo el río Naya, todas estas comunidades, en todas estas comunidades vivimos muertos del miedo. Yo soy una que ahorita estoy hablando, pero estoy muerta de miedo. Y que me suba a un carro y yo no voy segura. Y que estoy en mi casa y cualquier ruido para mí es un miedo. La comunità di Puerto Merisaldo si riunisce intorno alla grande chiesa, preparano una festa rinviata a lungo per il sequestro dei quattro uomini. Il giovane parroco ci accompagna nella chiesa che emerge all'improvviso nella giungla amazzonica e domina su quella comunità di afrodiscendenti che hanno combattuto contro lo sfruttamento e l'inquinamento delle miniere e adesso si trovano faccia a faccia con gruppi di narcoguerriglieri senza scrupoli. Hace 17 años de una incursión paramilitar que generó una masacre en el Alto Naya y el desplazamiento forzado de la población negra del Bajo Naya, la comunidad logró medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordó que este río iba a ser monitoreado y custodiado de manera permanente por las unidades militares. Se le ha pedido al gobierno nacional que revise cuál ha sido entonces la responsabilidad de las autoridades en relación a que este río se haya convertido en una ruta del narcotráfico. La cocaina viaggia verso il Pacifico sui fiumi colombiani, ma anche su autostrade come questa, la carrettera del Pacifico, che è nuova di zecca con la pista ciclabile, attraversa l'Ecuador dall'Oceano Pacifico alla Colombia. Si viaggia su un asfalto perfetto fino al confine, dove la strada finisce nel nulla. Sul lato colombiano c'è solo la giungla amazzonica, dove si nascondono i laboratori per la raffinazione della cocaina. È su strade come questa che la mafia albanese fa concorrenza all'Ndrangheta per il controllo dei flussi di coca verso l'Europa. Francesco Mandoi è un magistrato antimafia che oggi vive e lavora in Albania.
ha iniziato ad occuparsi di narcotraffico 20 anni fa, dopo l'arresto di un mafioso albanese. Il 4 ottobre del 2001 viene arrestato da Otto Kadriowski per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Kadriowski era sostanzialmente, per sua stessa ammissione, una specie di broker. Mi disse espressamente di essere in condizioni di rifornire di qualunque genere di sostanze stupefacenti il mercato degli stupefacenti stessi. Daud Kadriowski è un criminale di alto livello della mafia albanese. Vuole collaborare con la giustizia per vendicarsi della morte della sua compagna. Scrive dal carcere di Fossombrone al procuratore Mandoi una lettera scritta a mano in un buon italiano. «Ho cose importanti da dirle e posso dirle solo a voi», scrive. «Ma dobbiamo fare attenzione, il più piccolo errore mette in pericolo la mia famiglia». Scrive a Francesco Mandoi, all'epoca procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia. Quando mi sono incontrato con Kadriowski mi sono trovato davanti una persona sulla cinquantina, capelli brizzolati, leggermente claudicante, e mi cominciò a fare un quadro della situazione, rapporti con la Turchia, con i paesi fornitori di eroina, il transito di questi dei mezzi attraverso le frontiere del Medio Oriente, poi della Turchia, poi della Grecia, attraverso la Bulgaria, la rotta balcanica sostanzialmente. Le rivelazioni di Daud Kadriowski offrono uno scenario all'epoca ancora sconosciuto, disegnano la geografia dei clan albanesi, le rotte dell'eroina dall'Afghanistan, di cui hanno il controllo esclusivo, e della cocaina dal Sud America, di cui conquistano sempre maggiori spazi. La mafia albanese entra nelle indagini di Francesco Mandoi, che inizia così la sua attività contro il narcotraffico, dopo una vita spesa a combattere la Sacra Corona Unita e il contrabbando di sigarette dall'Albania all'Italia. Vive a Tirana, Mandoi, è magistrato di collegamento, coordina le indagini tra Italia e Albania. Nel corso dell'attività giudiziaria ho avuto modo di vedere spesso quanto la realtà riesca a superare la fantasia. Uno dei casi più clamorosi è stato qua in Albania. C'è stato un procedimento penale, la cosiddetta operazione Jurnei del 2001. Nel corso di questa operazione abbiamo accertato che gli albanesi pensavano seriamente di utilizzare una base di sottomarini dismessa dalla marina albanese per metterci dentro un mini sommergibile che potesse raggiungere i pescherecci o la nave che trasportava cocaina in pieno Mediterraneo, trasferire la cocaina sul sommergibile e poi rientrare nella base di Porto Palermo. E sappiamo quindi dai collaboratori di giustizia, era già in fase di avanzata contrattazione l'idea dell'acquisto di un sommergibile. Il sommergibile per trasportare cocaina è una vecchia idea dei cartelli colombiani e messicani. Questo lo abbiamo trovato in Colombia, sequestrato qualche tempo fa. Questo è un semisommergibile. Qui cabe approximadamente 4-5 persone. Tiene una capacidad para 6 toneladas de clorhidrato de cocaína que transportan. I narcosommergibili in Sud America sono una realtà da tempo, ma l'idea di usare un sommergibile per portare cocaina nel Mediterraneo non ha precedenti. Se non quel progetto dei clan albanesi di arrivare con un sommergibile carico di cocaina fino a Porto Palermo, la vecchia base jugoslava di sottomarini. L'intenzione rivelata dall'operazione Journey, coordinata dal procuratore Mandoi, è avviata dal sequestro record di 14.000 kg di coca alla foce del fiume Orinoco, in Venezuela, che sarebbero dovuti arrivare su un sommergibile proprio in Albania. Va considerato che le organizzazioni albanesi hanno cellule in tutta Europa, ma non solo, anche in Sud America. È una struttura
che opera parallelamente alle strutture autoctone, a quelle italiane, anche nel mercato italiano. E i mercati delle grandi città non vengono più alimentati esclusivamente per quanto riguarda la cocaina dall'andrangheta, ma anche da queste mafie etniche che sono in grado di importare in Italia grandissimi quantitativi di stupefacenti. L'oppio afghano viene raffinato nei Balcani, dove si trasforma in eroina. Queste sono immagini di uno dei laboratori trovati in Kosovo e gestiti dalla mafia albanese. Buona parte dei mafiosi albanesi si sono fatti le ossa in Italia e sono ricercati dalla magistratura italiana. Francesco Mandoia ha un ufficio nel palazzo del Ministero della Giustizia albanese, coordina una squadra di investigatori italiani che hanno tra i primi obiettivi la cattura dei latitanti, che godono di una fortissima rete di supporto in Albania. Ne abbiamo presi diversi, per esempio a gennaio del 2019 ne abbiamo presi 8, a febbraio 2019 ne abbiamo presi 17. Faceva chiamare Francesco, il suo nome in italiano, Francesco chiaramente era un nome diverso. Lui gestiva dalle coste pugliesi l'arrivo della sostanza stupefacente. Questo ha dimostrato uno spostamento, cioè questo ha dimostrato che la criminalità albanese non è più una criminalità servente della criminalità italiana, quale può essere la Sacra Corona Unita, per certi versi, per altre sostanze stupefacenti, l'andrangheta calabrese. Anzi, qualche italiano era quasi alle sue dipendenze, nel senso che i ruoli erano quasi invertiti, cioè gli italiani facevano il carico, lo scarico dei furgoni, il trasporto, ma l'organizzazione era gestita da lui, cittadino albanese che si trovava in Puglia. Ci mettiamo in viaggio sulla strada verso Lazarat, un piccolo villaggio al sud dell'Albania, vicino al confine con la Grecia, che per lungo tempo è stato il centro delle coltivazioni di marijuana, che pur non essendo la prima fonte di guadagno, fruttano alla mafia albanese 3 miliardi di euro l'anno. Lazarat è il villaggio simbolo di quell'Albania che qualche anno fa hanno definito la Colombia europea, un luogo dove la polizia non ha messo piede per anni. Fino al 2014, quando il governo ha organizzato una enorme operazione di polizia. Una deutsche operazione sviluar në vitin 2014 në Lazarat ka qenë një pikë e rëndësishme kthese në veprimtarinë e strukturave të policisë së shtetit, por jo vetëm të strukturave të policisë së shtetit, në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike në Shqipëri. Në vitin 2017 dhe veçanarisht në vitin 2018, si përfaqet e kultivuara me bimë narkotike në Shqipëri janë ulur në mënyrë drastike. Ne synojmë që për një periudhë 5 vjeçare Shqipëria të dali përfundimisht nga harta e vendeve që kultivojnë bimë narkotike. L'operazione di Lazarat ha dato risultati importanti durati a lungo, ma già adesso la marijuana è tornata in queste campagne, come dimostrano sequestri di questa estate. È nascosta, non è più così visibile come prima, ma è 5 volte di più di quanta ce ne fosse lo scorso anno. Nel 2015, quando ho un'ingiaria con Lazarat, c'è la polizia, 100 polizzi me maska, me kalashnikov, forza trenea, fënëshia, blindat. Ndërkohë vjen policia me rrugla, shqyen derën, vjerën e hedhën mbi krevat,
Vajzën e marrën për dorë dhe mua më thonë mos lëviz. E kthyen shtëpinë përmbys, doin të shqepin dy shement, mos gjendën një gjë të paligjshme. Po unë në shtëpi isha shumë e pastër, nuk gjetën asgjë. Të pyesin, Gjoja, ke hashash në shtëpi? Do ma japësh mua? Apo se po e gjeta unë, do të marrë të futë në burg. Po ashtu, na ma mua edhe mos ta zgjoje ta marru. A Lazarat, quando la polizia è arrivata per eradicare le piante di marijuana, ci sono stati degli scontri. Un poliziotto è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. 11 ragazzi sono stati arrestati e condannati per quell'omicidio, ma le loro madri ancora sono convinte dell'innocenza dei loro figli. Il figlio di Ana è uno di quegli 11 ragazzi. Mi mostra il suo orto. Vedi com'è cambiata Lazarat. Non c'è più marijuana, mi dice. Fshati mbietonte, sepse parat e vërteta të drogës nuk i mirin Lazaratasit, po i mirin ata që drejtonin trafikun, që ende sot nuk i kap shteti. Me saktësirë nuk di ta them, sepse nuk kam qenë vete përfshirë në këtë gjë, por thjesht njerëzit të paktën hëngrën buk një 4-5 vite, pavarësisht se dhe ato i nxorën në mënyrën më të egër sepse shumica e fshatit u burgos nga shteti. Këto tonelata që po dalin pas 2013-s, 2014-ën, 2015-ën, 2016-ën, 2017-ën. Kush i prodhoi se Lazarati s'ka? Kush i prodhoi? Ku bë? Se në Lazarat jo, në asnjë mënyrë. Kush e mban përgjegjësinë për këtë? Lazarat oggi è il volto nuovo che l'Albania vuole mostrare al mondo di se stessa, un paese che pubblicamente afferma di essersi liberato dalle coltivazioni di marijuana e che si sta dirigendo verso un percorso nei confini della legalità. Ma la verità è un po' diversa e il problema in realtà va ben oltre questo piccolo villaggio. Di poco fa la notizia di una spettacolare rapina da 17 milioni di euro all'aeroporto internazionale di Tirana. I rapinatori in divisa militare e armati. Il comando entra in azione nel primo pomeriggio. Sembrano le scene di un film. L'aeroporto di Tirana è preso d'assalto da un gruppo di rapinatori che non si preoccupa delle telecamere di sorveglianza. Un rapinatore verrà ucciso in uno scontro a fuoco. È un rapinatore molto noto in Albania. Suo fratello va in televisione a dire che non si fida della polizia. Dice che sa che suo fratello è stato abbandonato dai suoi compagni. Annuncia una vendetta. Ritroveremo noi e ci faremo giustizia, dice, senza alcuna difficoltà davanti alle telecamere. Quella dichiarazione, più della rapina sulla pista dell'aeroporto, rende evidente quale sia la libertà di azione dei criminali albanesi. Qualche giorno dopo saliamo su una montagna in un villaggio di poche case sperduto nel nord dell'Albania. C'è una grande vallata che si riempie in pochi minuti di macchine di lusso. I criminali di tutta l'Albania vengono a salutare Admir Muratai, il rapinatore rimasto ucciso durante il colpo all'aeroporto, che viene seppellito nella sua terra. A noi però consentono solo di fare poche riprese da lontano e niente di più. Mas mendimi tim, sot është vështirë të jesh policiant i drogës. Arsyeja është sepse krimi sot, aktualisht që flasim, për mendimin tim, ka hecë shumë përpara dhe është denje strukturat e shtetit. Dhe është shumë problem që të luftosh krimin sepse ti pa paralizuar goditjen e krimit, informacioni të ka dalë jashtë strukturës policore. Incontriamo Arben Aydarmatai in un bar di Tirana. È l'ex direttore della Polizia di Stato di Scutari. Ci disegna un quadro drammatico di come la produzione di marijuana in Albania sia sopravvissuta tanto a lungo. La parola chiave, dice, è corruzione. Si mas mendimi tim, sot polizia është inkriminuar dhe lidhur me krimin për shkak të periudhës kur në Shqipëri u kultivuan në mënyrë masive droga. Duke u mbjell pothuajse gjithë territorin e Shqipërisë, policia u inkriminua
në këtë lloj krimi sepse arrit ideja aty sa runte dhe numronte rënd e kanabisit që mbjelleshin nga po themi fermer, nuk mund të quhet fermer, po nga rrjetet kriminale. La polizia lavorava per i criminali. Patjet, policia për ndryshim. A succede ancora oggi? Sot, si mas mendimit tim, nuk është ajo situatë. Por fuqia goditse e policisë ndaj krimit nuk është siç duhet. Sepse janë po këta punojës policie, që para dy vitesh kanë bashkëpunu me kriminelet. Dhe ne kemi rastet se kemi disa drejtues të policisë, sot janë në kërkim për trafikun e drogës. Tani kemi edhe rastin e Tahirit që është në gjykatë. Gjithë struktura ka punuar dhe është inkriminuar për sa i përket kultivimit të lëndëve për kultivimit të hashashit. Tahiri è stato coinvolto nelle vostre indagini più di una volta, ex ministro. Sipas mendimit tim, Tahiri nuk është që ka qenë e lidhur me qarqe të ndryshme dhe më përpara, për shkak të lidhjes gjinore, makina që është tash i publike, makina private në kur Zoti Tahiri ishte ministër, është përdorur nga grupi kriminal i Habilaje, të cilët sot janë në Itali për gjykim. L'ex ministro dell'interno Tahiri afferma di aver venduto la sua auto in nero ad un suo cugino. Fatto sta che era ancora intestata a lui quando è passata più volte per il confine tra Albania e Grecia con a bordo i cugini dell'ex ministro. Che siano narcotrafficanti lo dice prima un'indagine della Guardia di Finanza che li arresta in Sicilia assieme ad esponenti di Cosa Nostra a cui vendevano marijuana. Poi una prima sentenza del Tribunale di Catania che tra gli altri ha condannato a 15 anni e 5 mesi di reclusione Moisi Abilai, 51 anni, cugino dell'ex ministro dell'interno albanese Saimir Tahiri, l'uomo che era alla guida dell'auto dell'ex ministro. Lo stesso ex ministro è stato rinviato a giudizio dal Tribunale per crimini gravi in Albania. I soldi della droga vengono investiti in Albania e in cosa? Pare te drogas po investohen në ndërtim në Shqipëri, po lahen në ndërtim. Sepse ne vetëm Tiranë kena një, aktualisht që flasim, ka një rritje shumë të madhe të ndërtimit. Rritje ekonomike Shqipërisë nuk ka. Il narcotraffico è il tema centrale delle manifestazioni di piazza che infiammano Tirana. Corruzione è la parola che si sente scandire negli slogan e che si legge sui cartelli prima che le fiamme incendino le auto e i gas lacrimogeni offuschino la vista. Un copione che si ripete sempre uguale a se stesso nelle strade della capitale albanese con una cadenza costante. Per rispondere alla pressione interna come quella internazionale di Stati Uniti ed Europa, l'Albania ha avviato un'indagine per ridurre il livello di corruzione partendo dalla magistratura. Vengono verificati la legittimità dei beni posseduti dai magistrati, eventuali contatti con gruppi contigui alla criminalità, l'efficacia del proprio lavoro. Fino ad ora il risultato dell'indagine ha portato alla sospensione di un numero altissimo di magistrati. Addirittura la Corte Costituzionale è rimasta con un solo membro. Finito con i magistrati, l'indagine affronterà le forze di polizia. La prima conseguenza di questa operazione anticorruzione è stato l'omicidio di un avvocato. Era il difensore di una famiglia mafiosa, ma non è riuscito ad impedire la condanna di uno dei capifamiglia. È la prima volta che in Albania viene ucciso un avvocato. Il problema della corruzione, anche giudiziaria, perché è un problema? Perché è pericoloso?
se nessuno contrasta la mafia albanese in Albania, questi mafiosi albanesi diventano onnipotenti, diventano i ricchi, hanno protezioni a tutti i livelli e quindi poi riescono a espandersi, ad entrare in Europa, soprattutto in Italia, soprattutto in Olanda. Gli olandesi sono molto preoccupati della presenza della mafia albanese e noi vediamo gli albanesi in affari con l'Andrangheta nel traffico di cocaina, noi vediamo gli albanesi in Colombia con l'Andrangheta. Quindi io penso che il futuro nello scenario del contrasto alle mafie e della distribuzione all'ingrosso della cocaina, oltre che a continuare a pensare all'Andrangheta, dovremmo incominciare a pensare anche all'Albania. Arriviamo al tramonto sul lago di Scutari, il più grande della penisola balcanica. Siamo sulla rotta che ha percorso per anni l'eroina afghana e che ora percorre anche la cocaina colombiana, trasportata dai clan albanesi. Queste montagne sono abitate da comunità isolate. La loro vita è regolata da un codice medievale che si chiama Canun, un complesso di leggi che regola la vita e la morte da centinaia di anni e che stabilisce una regola per governare le faide tra famiglie. Si chiama vendetta di sangue, un codice feroce che non risparmia neanche i bambini, costretti a vivere chiusi dentro casa per non essere uccisi. Gjithë fëmijët e mi kujtoj, po tjetër, të gjithë, asnjë nuk harroj. Nga Pavlini në Dugagjin, që tashmë është 20 në për 21 vjet, nga Pepa, Pashku, dhjem të rritun tashmë, nga Maria, në zonë që jemi që është bëra, nga Eduardi që më është bëra. Shumë i kujtoj. Fëmijët që më kanë marrë rrugë të botës, me i pështu gjatë marrës, si zotë që të tremun. Kristianin, Nikolinin tjetër, pra, Marinin, që më kanë ikë shumë largë, shumë largë. I kujtoj me malë, sepse ata kanë ikë vetëm të shpëtojnë. I kujtoj edhe fëmijët që tashmë janë rritë, po janë të ngujuar dhe nuk dalin dot, megjithëse i kanë dalë jashtë sistemi shkollor. Maestra Liliana insegna in una delle scuole medie più grandi di Scutari. Da 12 anni impiega il suo tempo libero per andare a fare lezione a casa di quei bambini che da un giorno all'altro non ha più visto in classe, che hanno smesso di andare a scuola, bambini costretti a crescere chiusi dentro casa. Come Aldo, che ha 15 anni e se esce rischia di essere ucciso per una faida iniziata 20 anni fa, 5 anni prima della sua nascita. E che non ha mai conosciuto suo padre in carcere per omicidio. Nuk ditë shpjegoj detaje në lidhje me ata, vetëm në gojimin, sepse unë jam thjesht një nan, përjetoj vetëm gjakun, kështu si merën burrat e fisit. Unë s'kam kontakte me ta se ata janë të mshehën. S'kam kontaktua si herë me ullë me thanë që qa keni bo, sepse ashtë kjo punë. Por ata si e kanë bo, në e në gjakë dhe më rujtë fëminë më kanë thanë, si mos të vrasin. Në kanë edhe traditën, janë edhe ana jo në që gratë nuk përzihen në këto punë. Nel libro del Canun c'è scritto che il sangue deve essere pagato col sangue. Ne troviamo una copia in italiano nella biblioteca pubblica di Scutari. È una legge spietata che ha prodotto 12.000 morti solo negli ultimi 28 anni, dal 1991, quando è caduto il regime comunista e le statistiche degli omicidi sono diventate pubbliche.
Centinaia di famiglie ancora oggi sono costrette a scappare o a vivere chiuse dentro casa. Poi kultimet madhrimshme janë ato për fëmijë që nuk mjetojnë më. Këtu në këtë shkollën teme kam pas Edin. Unë me denuja fut që dorin me i prish balukët, ajo ishte të merë për temë. Mirë po, fatkesisht, një ditë zez, mi aprish i plumi, e mori plumi këtu. E mori plumi të balukët dhe... A di që shkova në mortin e Edit, ja prej kësha balukët, ato balukët që shumë shpesh ja kësha prish me dorën teme, nga që repelohej në shkollë, dhe vetëm Zoti e dinë se sa vështirë kam pas me e përmajtë Vedin, sepse më dukë se ma mori kjo gjak marrë, kjo plagë e zezë, ma mori të ndurë, të i eduku, të i rritë, ma mori për dursh. Edhe qëthmonë kërë e kujtoj e kam shumë vështirë. E kam shumë vështirë. Dhe atë ditë të funerali ti, nana e ti më tha, o, mësu se Liliana, po ti duhet me kenë ma e fortë se unë. Jo kështu, unë, ma se isha shumë e lollë atë ditë. Maestra Liliana ci accompagna a casa di Maria, uccisa a 17 anni. Uccisa per sbaglio insieme al nonno. Era vestita con abiti da lavoro e un cappello da uomo. Le hanno sparato per errore, perché le femmine, secondo il canun, non vanno toccate. Nuk e di, në gjarët për poshme, nuk e di. Nuk e di hiç. Se kam prejtë kur atë në gjarët ranë. Asi familjarë të unë. Asi këshim më rujtë kur mi të mi se për mi vretë kush. Peri, jam është tjenë qetë të tanë, së të përbajzë të më. Nësë të i vojnë këtë dhimje, asë si shqiptarë, të për. Së të pak marë, asë të pëqak marë. Jë vërshë fëmi të mi, për gjithë fëmi të tjirëve. Tjenë të ishim edhe mësë ashtu. Jo, me gujvë familjet, gratë, vajzat, të paguin tjërë, të hisi e banaj të paguin. Jo me guju me vra fëmijë si s'kana fej heq. Gli uomini e i figli maschi scampati agli attentati sono costretti a stare in casa a guardare il cortile dalla finestra, mentre le donne non sono obiettivi delle vendette, ma è sulle loro spalle che si scarica tutto l'onere della famiglia, del lavoro, dell'accudimento dei figli. Un peso che devono sostenere da sole, senza neanche la possibilità di fare domande. Zonin fort dhe me tonë forcën e shpirtit do të ngrej zonin kundër gjakmarjes derisa të kem forcë. Dhe do të luftoj me tana forcat, tu i eduku fëmijët, tu i arsimu fëmijët, duke punu me nanat, duke punu me familjarët, me aq forcë sa të kem. Me aq sa kuptohet, sa të më lejojnë mosha, shnetja, por që do të...